Hello, vanitose! Ed eccomi di nuovo qua. E il video di oggi è un brand, un make-up con Shiglam. Mi è arrivato un mega pacchettone pieno di prodotti Shiglam e vorrei provare, anzi ho già provato, però diciamo che oggi proveremo insieme vari prodottini Shiglam e vi racconterò quali sono state le mie prime impressioni, ma il differenziale di questo video è che vi darò un parere professionale su questi prodotti medio low cost. Come vi ho parlato negli altri video, sto cercando di tornare su YouTube con nuovi video parlando di nuovi argomenti e se volete supportarmi, che è cosa che è molto importante per noi creators, valuta questo video cliccando mi piace qua sotto, perché questo è imprescindibile sia per capire se questa tipologia di video vi piace, ma anche per far capire a YouTube che sono tornata. I'm back, girls! Ma adesso basta chiacchiere perché il video è lungo, quindi prendi dei popcorn e andiamo subito al video! Quando Shiglam mi ha scritto per propormi qualcosa da provare, io ho pensato, carino, dai, proviamo qualche prodottino. Però quando è arrivato un pacco gigantesco con un sacco di prodotti e I'm like, oh, devo provare subito. Io ho già un'idea in testa, però siccome i prodotti che ho sono quelli, vediamo cosa esce. Ho il viso pulito, ho tolto anche la mia skincare perché qui abbiamo un primer e io vorrei provare questo primer. Questo è Love Diva At First Sing Moisturizing Prime. Adoro questo packaging. Proprio quando ho aperto la scatolina, ho subito detto: oh my god, che carino! Che carino! Guardate com'è la consistenza. Ok, come iniziare bene un video? Prendiamo dal tavolo, tanto il tavolo è pulito. L'ho pulito io. Non c'è una profumazione in particolare molto piacevole da applicare. Speriamo idrati bene la pelle. Come fondotinta avrei varie proposte da provare. Il primo è questo Complexion Pro Long Lasting Matte Foundation di Shiglam, ovviamente. Il packaging è super pesante, è in vetro, quindi ricorda proprio un cosmetico di qualità. Mi piace anche questo dettaglio in dorato, molto carino. Questo è il packaging, ma oggi non lo proverò perché abbiamo altri prodotti che mi incuriosiscono di più, come ad esempio questo che è il Full Coverage Foundation Balm, che si presenta così. Anche questo è un packaging super super carino. E di questo abbiamo due colorazioni. Questo è la colorazione Almond e quest'altro è nella colorazione, ah, così più chiara, questa colorazione Butterstock, che è leggermente, non leggermente, è più chiara. Questa è un po' più chiara, un po' più giallina e questa è un po' più calda. Mi sa che proviamo il colore Butterstock. La sensazione del primer sul viso è molto setoso, crea come una specie di, con la sensazione di una pelle vellutata, super liscia, morbida, quindi sì. Ci sta. Speriamo vada bene con questo fondotinta. È molto spesso. È molto spesso e mi sa che mi farà tribulare. Non so se vedete bene la coprenza di questo fondo. È davvero molto coprente. Che riusciamo a coprire anche l'occhiaio con questo. È molto spesso, come già me lo immaginavo. Vedete, quando lo applico così, copre tutto. Coprenza, sì, full coverage. E adesso però andrei a sfumarlo bene con una beauty blender perché preferisco, essendo un fondotinta molto spesso, segna un pochino, quindi ci sta a sfumarlo bene.
E io oggi proverò la Interstellar Sponge, che è una spugnetta molto carina, verde, a forma di gufo. Che già così da asciutta è molto morbida e enorme. Guarda che carino, cucoruccio. No, vabbè, è diventata tipo enorme, enorme, e molto molto morbida. Anche se io la userei più che altro per, non lo so, avvelire il mio spazio perché è così carino. Enorme. Adesso sfumando il fondotinta con il Beauty Blender diventa molto più carino. La coprenza e anche i segni se ne vanno. I segni se ne sono quasi tutti andati qua nel centro del viso, mi va via un po', però tutto sommato è una bella texture, una bella visione, ecco. Vediamo se riesco a coprire di più qua. Facciamo anche l'altro lato. Vedete quando si applica e si vede già che è spesso, segna anche i buchini dei pori, un po' duro. Il che non è un problema, è solo una caratteristica del fondotinta. In camera sono molto più gialla che di persona al specchio, però credo di riuscire a bilanciare il tutto poi con il contouring, blush, eccetera. Questo è già uno spoiler del prossimo prodotto. Qui non so se è il mio naso che sarebbe da fare uno scrub o se è proprio il fondotinta che si è segnato, si è appiccicato qua dentro. E se trattando di un fondotinta low cost non possiamo essere così pignole, giusto? Siete d'accordo? Passiamo al correttore che qui ne abbiamo di scelte. Abbiamo il Complexion Booster, Perfect Skin High Coverage. Abbiamo anche Like Magic Full Coverage 20 Hours. Vediamo il Complexion Booster che mi incuriosisce un sacco dal packaging. Ci sono tre colorazioni. Una più chiara, una media e una scura. Io direi di utilizzare questa media per coprire le occhiaie e poi questa più chiara per illuminare. I colori sono il Almond e Acorn. Che c'è? Invece. Non so perché mi dà l'impressione che sta per esplodere. Vai, 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 ci siamo quasi. Oh, Madonna! Ok, mi sono stancata. Vai. Quel pochino di occhiaie che c'era ancora, vedete? Sembra sia riuscito a coprire. Ho una texture un po' idratante, luminosa. Applichiamo già subito quello illuminante per vedere un po' come si comporta. Ok. Io lo userei qua e un po' qua per alzare. Adesso questa si fa un po' grandicella per questo lavoro, però proviamo. Sì, dai! Adoro! Guarda chi c'è! Amo, sto gravando! Beige. Non dico niente, però ho detto tutto. Sembra essere molto idratante, cioè dalla luminosità che lascia, vediamo però se poi rimane sul viso. Ops. Oggi faccio cadere tutto. Vabbè, dai, facciamo anche l'altro lato, sempre con lo stesso prodotto, per vedere poi la resa alla fine. E poi in un altro video, se vi può interessare, potremo vedere anche gli altri, visto che abbiamo altre opzioni di fondotinta, altre opzioni di correttore, altre opzioni di tutto. Potrebbe fare tranquillamente un secondo full face Shiglam con prodotti diversi. La situazione della mia spugnetta bellissima che è già tutta sporca. Come prossimo prodotto proveremo questi, che
che sono i famosissimi e super virali illuminante, contouring, bronzer e bronzer e blush di Shiglen. È la colorazione Soft Tan, che è una colorazione molto fredda per chi vuole fare un contouring fatto bene e scolpire il viso. Veramente una colorazione così è quella giusta, anche se questa è molto fredda, ma adesso la vedremo in azione. E l'altra colorazione è la Golden Sun, che è quella che io direi più bronzer, ma in questo caso una colorazione per peli più chiare, perché non so se risalterà così tanto sul mio viso. Vedete che è leggermente più scura del mio incarnato, quindi non so quanto possa risaltare. Una colorazione così fredda, secondo me, sarebbe ideale per fare il contouring al naso, perché va ad imitare proprio un'ombra. Riporta la tridimensionalità del viso con eleganza. Dai! E vorrei provare anche qua. Anche se è molto freddo, molto, quasi eccessivamente fredda. Però credo che può funzionare. No, 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 è giusto. Vedete una differenza? Pochissimo, vero? Se c'è bisogno di un po' di più. Ecco, adesso si vede meglio. Questo per le peli più chiare è la tonalità un po' più indicata per fare il contouring, perché è una colorazione un po' più fredda. E quindi funziona bene. Bisogna solo saper dosare per non fare delle macchie. Adesso andiamo di bronzer. No, questo come bronzer proprio non funzionerà per me. Non credo proprio. Non ho idea di quale punto eravamo, perché mi si è spenta la telecamera ed ero così concentrata che non me ne sono accorta. Comunque, ho applicato già il bronzer, che dà questo risultato molto leggero, molto elegante. Lo consiglierei più per una pelle un po' più chiara. La colorazione che uso di solito di questo è la colorazione Warm Honey, che è già più scura, più giallina. E quella che ho su adesso è la Golden Sun. Questo è quello che uso di solito e questo è quello che mi è arrivato adesso. Adesso proviamo il Color Bloom Liquid Blush nella colorazione On Point, che è tipo super super rosa Barbie, e ho un po' paura. Speriamo funzioni. Giusto per sicurezza. Preleviamo da qua, dai. Non vorrei rovinare il make-up. È proprio quel rosa Barbie, super Barbie. Che tra l'altro non molto tempo fa era andata virale questa colorazione di blush, se non mi sbaglio, però di Chanel. O di Dior. Qualcosa del genere. Mi piace, sì. È facile da sfumare, ma è ben pigmentato, quindi va applicato con parsimonia, perché è facile sbagliare e diventare uno sacchiotto, non lo so. Sono rosa. Sono Peppa Pig. The next step, illuminante. Il colore che io ho qua è il Vanilla Foss del Glow Bloom Liquid Highlighter, che è piuttosto chiaro. È un color champagnino. Color champagnino mi ricorda Clio Makeup. Lei diceva sempre questo color champagnino. In camera si vede proprio molto bello. Applicato così non toglie il fondotinta, ed è quello che vi consiglierei, perché è più semplice da applicare piuttosto che applicandolo direttamente sul viso, perché quando lo provo io si toglie sempre il make up da sotto con questo prodotto. Dico questo perché ho già uno che utilizzo e va così, ecco.
Però la luce che lascia è davvero molto bella. Mi piace. Sottile, elegante. Lasceremo in pausa questi prodotti perché adesso voglio provare il prodotto sopracciglia, perché non riesco più a vedermi con queste sopracciglia così. Per le sopracciglia ho il Brow On Demand 2-in-1 Brow Pencil nel colore che non ho idea. Due in uno perché da una parte ha la matita con la lamina così sottilissima e dall'altra pennarello stile eyeliner, ok? La colorazione sembra un po' troppo marroncina, però credo potrebbe funzionare. Prima però togliamo un po' di questo eccesso di prodotto che ho sulle sopracciglia e poi andremo ad applicare il prodotto per bene. Tra l'altro, il risultato del mio trapianto capillare alle sopracciglia già si vede, raga, si vede. Ho questa parte finale molto più pelosa. Questi qua sono tutti peletti nuovi. E anche qui, dove li vedete un po' sparati, un po' strani, sono tutti peletti nuovi. Anche da qua ce n'è un sacco. Quindi direi che sta funzionando. Dai, andate un po' più lontano. Ok. No, troppo lontano. Così. Una cosa che mi piace è che la pelle rimane, i prodotti rimangono molto malleabili sul viso. Poi stanno segnando, tipo però poco, quando vado a muovere un po' la coprenza. Se riesci a lavorarla anche dopo un po' senza farla aprire, senza che si apra e senza che si rovini. Questo parlando della skin. E questo è un buon segno. Dai, proviamo prima con la matita. Sì, la parte della matita è molto facile da lavorare. Né troppo morbida né troppo dura, quindi ci sta. Questo è... E anche il colore, alla fine, non è male. Mi sta bene questo colore. Un po' marroncino. E con la parte del pennello si riesce bene a fare l'effetto ciglio varie ciglie. Una cosa difficile di questi pennarelli è che a volte se ne vanno subito, oppure non si riesce a creare bene l'effetto proprio sopracciglia filo a filo. E questo lo fa benissimo. Quanto durerà? Non si sa. Però intanto l'ha fatto. Io direi che è ora di fissare questo make-up. È passato un pochino di tempo, quindi un po' si è accumulato qua sotto gli occhi, il che per me è una cosa assolutamente normale, anche perché, vedete, non ho più 15 anni, quindi ci sta. Un po' qua sotto gli occhi, un po' qua, che è cosina normale, e anche un po' qui, ma poco poco, niente di che. Tutti questi punti dove vedo accumuli, vado a sfumare. E poi fisso il tutto. E lo fisserò con l'Instant Ready Face and Under Eye Setting Powder Duo Polvo. Un prodotto virallissimo, perché l'ho visto un sacco di volte su internet. Da una parte c'è la polvere compatta e sotto, svitandolo, c'è la parte della polvere libera, che è rosina. Io non so se questo può funzionare per me. Questa è la colorazione Bubblegum. E vediamo però se funziona per me, perché non ho mai provato così rosino. Non lo so, vediamo. Molto leggero, la sensazione vellutata. E se non mi sbaglio, questo promette anche di rendere il make-up impermeabile, waterproof. Un pochino, non lo so. Io ho visto qualche test dove lo infilano dentro un bicchiere d'acqua e lo fanno mescolare e questo non si muove. Opacizzare o opacizza? Devo dire che personalmente mi piace molto di più la pelle così illuminata, piena di luce e tutto quanto, però avendo la pelle mista grassa, questo
Nella vita reale per me non funziona per molto tempo perché divento tutta unta ed è bruttissimo. Quindi questo effetto softbox proprio mi piace un sacco. Principalmente per il video vedo un po' questo tallone rosastro che non lo so se mi piace o meno. Non è una cosa particolare. Non mi ha ossidato il contorno occhi, effetto filtro Instagram. L'illuminante però anche sotto la polvere rimane ancora bella illuminata la guancia. Mi piace come non enfatizza i miei pori e le fa sparire proprio quasi del tutto. Parte opacizzata e parte illuminata. Bellissime entrambi, io preferirei questa però userei più questa. Quale preferite? Ah, sì! Siccome abbiamo questa colorazione scura del Skin Focus High Coverage Foundation, che è in polvere, io direi di provarlo come... No, dici? Dai, proviamolo come... proviamolo come... bronzer, vediamo se funziona, se può funzionare questa colorazione. Sì, funziona. Oh, vedete la differenza? Sì, funziona ed è proprio bella questa colorazione. Per una carnagione media come la mia, funziona bene come bronzer. Allora, adesso mi servirebbe un illuminante in polvere da applicare qua sopra, però c'è già la tridimensionalità, questo non lo possiamo negare. Ma siccome io ho dei prodotti con il Glam 101, che è quello che uso praticamente per il mio make-up da tutti i giorni, che è questo blush un po' opaco, e ha questo illuminante che è color champagnino, ma molto molto carino. Lo utilizzerò per illuminare un po' il mio naso, perché secondo me il contouring completo va fatto così. Per me va fatto così. Prima una colorazione più fredda per segnare bene le forme del naso, poi una colorazione un po' più abbronzata per tornare alla naturalità, e sopra un po' di illuminante. Ci deve essere molto naturale, ovviamente la colorazione è molto naturale, niente di troppo, se no poi si vede brutto. Ecco, giusto quel tocco di luce. Sì, mi piace un sacco. Approfitto per applicarlo anche un po' qua sul zigomo, giusto per riprendere un po' questa illuminazione. Il blush non lo voglio riapplicare perché mi piace un sacco questa tonalità che ho adesso. Mi servirebbe adesso un setting spray, che io però non ho. Cioè, non ho. Io ho, ma non di Shiglen. Quindi, non so quale applicare. Non so neanche se applicare. Dai, non lo applichiamo, lasciamo così. Visto che è una full face Shiglen, utilizziamo solo prodotti Shiglen. Io passerei agli occhi. Per gli occhi ho questa palettina che è la Vinyl Pop Color nella colorazione Rose Sonata. Cioè, questo packaging è dolcissimo. È praticamente un toccadischi. E all'interno ha questo specchio super grande, quindi top. Io adoro le palette così con gli specchi, cioè portatili, perché poi tra l'altro non è neanche tanto grande e ha delle colorazioni molto carine. Adesso vediamo cosa riusciamo a creare, se sono abbastanza coprente. Questa palette ha un mix di texture molto interessante. Questo, che è un cremoso, io direi che è quasi un primer. Anche questo è un cremoso. Questo è pigmentatissimo. Gli opachi e i shimmer. Io direi che questo trasparente dovrebbe essere un primer. Non dice se è un primer, però
Mi sembra di sì. Deve essere un primer, perché sennò che senso ha? Questo sarebbe con il primer cremoso sotto e questo sarebbe senza... questo sarebbe senza niente, non si vede, non c'è differenza. Per me non c'è differenza, tanto è inutile che vi mostro perché per me non c'è nessuna differenza. Però magari aiuta a dare più durabilità. Non lo so, devo ancora capire questo prodotto. Quindi facciamo un occhio bello strong. Questo qua che mi fa un po' paura, lo scuro. Bello. Bello pigmentato. Non si apre facilmente. Difficilino da sfumare, ma... cosa volevi? Vedete che è subito super pigmentato. Non si apre. Sì, mi piace. Cioè, la qualità di questo cremoso mi sorprende. Mi sorprende e mi piace, perché è molto sfumabile, non fa macchie e sì, mi piace. Questi sono i colori opachi, molto burrosi, pigmentati. Sono molto, molto polverosi, cioè proprio super. Io vorrei provare anche questo rosino un po' più chiaro per vedere se riesco a fare una sfumatura al di sopra di questo scuro. Vediamo se potrebbe funzionare. Non so lì come lo vedete, ma io lo vedo bene. Si è stratificato anche subito e sfuma da Dio. Sì, sì, ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Sotto un look un po' rosa, come è indicato dalla palette rose. Proviamo adesso questo colore illuminante che io ho davvero... Madonna, che belli che sono. Oh wow! Io un giorno imparerò a fare i swatches decentemente. Direi di provare soprattutto questo dorato il centro. Adoro. Sì. Luce pura. Proviamo anche quest'altro rosino qua del mezzo nella parte interna. Vediamo. Già. Un bacino di luce. Ok, vado a fare l'altro occhio e torno subito. Per questa parte stavo pensando che sarebbe interessante provare il detto primer, che io penso sia un primer, prima di applicare i colori luminosi, giusto per capire la differenza. Forse ne ho applicato troppo, non so. Non lo so, forse era più bello senza. Mi sembra che qua sia più luminoso, da questa parte sia più luminoso e da questa parte si è rimasto proprio l'effetto bagnato. Non lo so, mi sa che ho fatto una cagata. Però continuiamo perché bisogna andare avanti. Bisogna andare avanti, nella vita bisogna andare avanti, non bisogna mai fermarsi. Quindi finiamo questo look occhi che sta durando una vita. Io ho qua il Pro Precision Waterproof Liquid Liner. È un eyeliner nero con la puntina in feltro che non è che mi fa impazzire. Però proviamolo. Proviamolo. Sembra super, iper, mega nero. Non voglio fare una cosa per stravolgere il mio sguardo perché vorrei che l'ombretto sia il protagonista. Quindi proviamo. Mi sembrava più nero appena applicato, però quindi fa il suo lavoro. La puntina è super sottile, quindi si riesce a creare un look molto delicato. Ovviamente questo dipenderà dalla manualità di chi lo utilizza, però funzionare funziona. Ed è anche... No, cioè, impossibile, io sono già tutta sporca di eyeliner. Però dicevo, il packaging sembra quasi in metallo.
e tanto che è pesante, nel senso buono. Mi sembra un packaging di ottima qualità, anche se quello che conta qui è il prodotto e non il packaging, ma anche il packaging, perché a noi piace i bei packaging, però bisogna avere tutto insieme. Facciamo l'eyeliner. Allora, a vederlo così sopra questo make-up non mi sembra niente di super travolgente, estremamente nero, però fa il suo lavoro. Fa il suo lavoro e nella questione precisione non lascia desiderare. Non lascia desiderare. Non mi ha fatto ancora nessun stampo. Il che è un miracolo di Dio. È difficile anche da andare via, quindi waterproof si confermerà poi dopo, vedremo. Adesso proviamo il mascara, che questo, anche questo è waterproof. Io odio il mascara waterproof, perché se è waterproof davvero mi fa una fatica per toglierlo, e quindi comunque questo è il All in One Volume Lighting Mascara. Quindi da una parte ha lo scovolino che aiuta più nella definizione, è un po' più curvo in questo modo, e dall'altro lato ha questo scovolino che è più indicato per un look più voluminoso. Io direi che andiamo per parti. Applichiamo prima quello per dare più lunghezza e poi sull'altro occhio proviamo l'altro. C'è da dire che i mascara appena aperti di solito non sono il massimo. Come immaginavo, il prodotto è molto fluido e sottile, quindi non si vede tanto, però lo scovolino, questo genere di scovolino mi piace perché districa bene le ciglia e non lascia tutto appiccicoso. Mi piace questo effetto più naturale. Lo vedo poco nero, però questo dovrebbe dare lunghezza. Proviamo l'altra parte nell'altro occhio per vedere tutta la differenza. Vi ripeto, niente di stravagante per adesso. Utilizzando già tutti e due i lati si inizia a vedere un po' di più, anche se inizia ad aggrumarsi un po', ma cercherò di pettinarli con l'altro lato. Vediamo cosa riesco a fare. Sì, dai, abbiamo tutte le armi per creare un bel look. Sono riuscita a pettinarle e adesso mi piacciono molto di più. Immagino che quando la formula sarà un po' più asciutta, prenderà un po' più d'aria, sarà un po' più performante. Comunque applicando, come ho applicato da questa parte, prima la parte volumizzante e poi quella che dà lunghezza, mi piace molto di più. So che è una differenza minima e forse non riuscite a vedere, però io ho visto una piccola differenza. Abbiamo ancora un prodotto occhi da provare, che è questo Live to Roll Get Going Cream Eyeliner, che sarebbe una matita occhi, marrone, molto cremosa e pigmentata. Proviamola. E già, funziona. Molto cremosa, super pigmentata. Bello il colore, è un marrone non molto rosso, intenso, mi piace. Ovvio, dobbiamo vedere ancora la durabilità, però vedo che già non si muove, quindi promette bene. Passiamo adesso alle labbra e io ho qua alcuni prodotti in labbra da provare. Questo che è il So Lippy Lip Liner numero 524, che è un marrone o bordeaux. Sì, un marrone un po' più terracotta. Adoro questa tonalità, bellissimo. È stato comunque facile da applicare, ha fatto bene i bordi, si sfuma anche, quindi si può creare un look un po' più creativo volendo. Per un po' rimane anche morbido sulle labbra, quindi ci dà il tempo per lavorare. Ho 2, anzi 3 prodotti in labbra da provare.
Questo, che è una collezione già un po' più antica di She Glam, che io ho praticamente tutta questa collezione, è un soft matte, effetto matte sulle labbra, però quando lo applichi è super idratante, no, idratante, cioè è morbido, facile da applicare, però alla fine rimane opaco sulle labbra. Mi piace un sacco questa collezione, ha delle colorazioni bellissime, però io vorrei provare uno di questi due, perché di questi qua non ho ancora provato niente. Questo qua è Lip Plump, che ha un packaging super carino, non si percepisce in camera, ma è olografico, e ha questo bottone da sotto che quando premi non succede niente. Cosa dovrebbe succedere? Credo che dovrebbe uscire la puntina. Ah, ok. È iniziata a uscire la puntina. Così. Ce ne vuole un po', però va bene. Proviamo qua. Ah, è proprio un trasparentino idratante con un leggero fondo di colore. Vediamo l'altro. Com'è? Questo invece è un matitone labbra, Just Kissed Lipstick Crayon, nel colore Bread Pudding, che sarebbe quasi un po' marroncino. Anche questo è un pochino più pigmentato, ma sempre sul cremoso, luminoso. Bello, mi piace. Mi piacciono entrambi, io però proverei questo, perché sono in vena di labbra un po' più glossy e mi sa che questo darà il risultato che vorrei. Quindi è il look finito, ma vi parlerò velocemente di cosa ne penso dei prodotti. A iniziare dal primer idratante. Mi è piaciuto, si applica molto facilmente, dà un bel effetto sulla pelle. Il fondotinta, per quanto mi riguarda, un po' troppo spesso, andrebbe magari diluito con un po' di crema per renderlo più facile la applicabilità, però copre bene. Molto bene. Una cosa che ho notato è che è bello anche sulla luce naturale, nonostante sia high coverage. Ha segnato un pochino qua e qua, ma per un fondotinta del genere direi che non ha segnato neanche tanto. È normale che quanto più spesso sia il fondotinta, più tende a segnare, tenendo conto che l'ho appena finito di applicare. Un po' di fastidio, rito un po' dappertutto, un po' di fastidio sul viso, lascia stare. Prossimo prodotto che abbiamo provato sono i Complexion Booster, mi è piaciuto, non mi ha seccato il contorno occhi, anzi mi ha lasciato una sensazione di contorno occhi idratata, copre bene, ha coperto bene e mi è piaciuto, sì, mi è piaciuto. Ma visto che ce l'ho in mano, parliamo anche di questa Facing Powder, mi è piaciuto un sacco, non sono realmente sicura sulla colorazione, forse è un pochino troppo rosa per me, o forse ho applicato un pochino troppo. Però, a prescindere di questo, l'effetto mi è piaciuto un sacco. Non mi ha seccato il contorno occhi, cioè le vedo ancora bello. E anche sul viso l'effetto soft è molto molto bello. Mi è piaciuto. Forse ho esagerato anche un po' con la polvere. Però anche così si vede bella la pelle. La parte contouring, mi sarebbe piaciuta una colorazione una via di mezzo tra questi due, perché questo lo vedo fin troppo freddo, anche se però alla fine ha funzionato tutto molto molto bene. Anche questi, nonostante tutta la copertura sopra, il blush si vede ancora bene,
bello delicato, ovviamente. Però si vede, per questo non ho applicato altro, anche perché il look stava già diventando un po' troppo pesante. L'illuminante che mi avevo detto, applicato in quel modo lì, picchiettando, ha funzionato benissimo. Il prodottino per le sopracciglia ha performato fino adesso molto bene. Vedremo poi la tenuta, che è quello un po' che mi sento di aspettare per dirvelo. Mascara è un... non lo so... perché ok, ma dovrei ancora struccarlo per vedere se non mi crea troppi problemi, perché io col mascara waterproof, devo capire, non sono molto amica del mascara waterproof. Il risultato delle ciglia è bello, non bellissimo, cioè ha fatto il suo lavoro. Ok, sicuramente al primo posto è il prodotto che mi ha stupito di più, perché avevo le labbra secchissime e già sono super idratate, è bello il colore, bella la resa, e l'altro è questo, questa spugnetta, spugnetona gigante, perché è enorme ma è super morbida e rende anche molto facile il lavoro, perché cioè, fai pam pam finito, che è così grande. Anche la matita per il contorno labbra non mi è dispiaciuta, mi ha lasciato un bel effetto. Bello anche il colore, bella la sfumabilità, bella, bella, bella. Eyeliner, ne ho già visti di più neri, però fa il suo lavoro e nella questione precisione si presta molto bene. Il problema di questi eyeliner con la punta in feltro è perché dopo un po' sembra che si sporchino un po' di ombretto dall'ombretto e poi sono un po' difficili da gestire. Come primo utilizzo, ottimo, ottimo, ottimo. E se siete arrivati fino alla fine di questo video, commentate con l'emoji di gufo. In portoghese è extraterrestri. Fatemi sapere se siete arrivati fino alla fine, perché so che questo video sarà lunghissimo e quindi non mi dilungo più. Un bacione. Ciao.